Beh, insomma, già quando arrivano gli sconti, i saldi, è già molto bello. Se poi arriva il Black Friday, e l'abbiamo anche noi a Modena, e vedremo da vicino che cos'è, insomma, direi che sia il massimo. Effettivamente il giorno più famoso per fare shopping natalizio, ovviamente. E insomma, sì, nasce dagli Stati Uniti, ma noi l'abbiamo anche noi a Modena, grazie ovviamente al cuore, alla volontà di chi l'ha veramente voluto con tanta passione. E ovviamente questa è l'associazione San Fra, ma con anche il supporto ovviamente di Modena Amore Mio, ma prima di tutto conosciamo il mio salotto. Allora, grazie ad Alessio Bardelli, titolare Lambruscheria. Ciao. Grazie per essere qui. Grazie a Giovanni Grazie a Pacchioni, titolare Nobilite, presidente Associazione San Fra. Grazie davvero per quello che hai messo in piedi. Grazie a Francesca Bassi, titolare Buongiorno. Bassi Gioielli. Tu ci porti la luce in tutti i sensi, insomma, questa mattina. Allora, insomma, 4 ore a Modena, questo venerdì, vale a dire il 25 di novembre, 4 ore di shopping sfrenato, dico bene Alessio? Assolutamente, poi diamo altri numeri, 100 negozi, 100 e ben 50.000 contatti su Facebook. Questo significa che ai modenesi questa idea piace veramente tanto. Ah, ma ragazzi, immagino poter per 4 ore, insomma, fare questo shopping che, insomma, già piace di per sé non solo alle donne, secondo me anche agli uomini, con la possibilità di sconti, insomma, che sono anche importanti, perché io ho tutto un elenco, poi diremo anche dove possono trovare l'elenco dei commercianti, appunto, che hanno aderito, che, insomma, è quasi tutto il centro di Modena, con degli sconti importanti. E Alessio, io ho bisogno del tuo aiuto, perché io ho detto che effettivamente le origini di questa giornata Black Friday è appunto, viene dagli Stati Uniti e appunto coincide con il venerdì, l'ultimo venerdì di novembre, esatto, legato appunto al giorno del ringraziamento. Però io so che tu hai delle chicche in più, è sempre più informato di me. Beh, innanzitutto è in tutto il mondo il Black Friday, non solo a Modena, quindi noi facciamo parte, essendo una città turistica ci tenevamo tanto a farne parte a pieno titolo come le grandi città europee, quindi siamo arrivati non per ultimi, ma siamo arrivati, e a differenza di altre città faremo il Black Friday comprendendo tutti i negozi, tutte le categorie merceologiche della città. Da cosa arriva il Black Friday? Arriva da New York dagli anni 60-70, quando i negozianti segnavano in rosso e in nero le attività e le passività delle proprie attività commerciali. Il Black Friday, essendo il primo giorno di shopping natalizio, il primo giorno in cui si faceva shopping, come faremo anche noi questo venerdì a Modena, era il giorno in cui si facevano più acquisti in assoluto, e di conseguenza il pennarello nero segnava le attività, da qui Black Friday, connotazione estremamente positiva, quindi del Fantastico. Nome Black. Fantastico, mi piace, ma guarda, quando me l'hai raccontato prima dietro le quinte, devo dire, io non la sapevo e mi è piaciuto subito tantissimo. Allora, grazie anche per questa chicca culturale che ci hai dato. Giovanni Pacchioni, dicevamo appunto di Nobilita, questo Canal Chiaro, insomma il regno dell'appunto cioccolata, confetteria, cioccolateria, bomboniere, quindi insomma si parla sempre, per continuare a dare un po' i numeri, io i numeri li do spesso, e più di 70 tipi di confetti, quindi insomma ce n'è davvero per tutti i tipi, ma non solo. Ma non solo, perché appunto tu oggi sei qui anche in veste, e per questo personalmente ti ringrazio, di appunto di presidente dell'associazione San Fra, insomma, fra l'altro con all'attivo tantissimi eventi, e soprattutto la voglia di unire, coniugare commercianti e appunto residenti della zona. Sì, io ringrazio voi per averci dato questa opportunità di essere qui a parlare del Black Friday e anche dell'associazione. San Fra, sì, è una bellissima realtà che è stata fondata 5 anni fa, è cresciuta in questi anni, siamo un centinaio di soci, circa un'ottantina di commercianti, e raggruppa, diciamo, i negozianti proprio tra Canal Chiaro, Piazza San Francesco, Calle di Luca, e poi nell'ultimo anno si è estesa anche le vie laterali, diciamo quelle tra virgolette minori, nel senso che un pochino meno di affluenza, quindi cerchiamo di aiutare anche queste, in un'ottica proprio anche un po' di solidarietà, a fare in modo che anche loro possano avere le stesse opportunità che abbiamo noi. L'esempio, diciamo, lampante, proprio nel senso terminologico del più vero, sarà proprio a Natale, quando queste vie saranno illuminate. Per la prima volta ci saranno, ad esempio, via Balugola, piazzale Torti, ci sarà via dei Servi, il primo tratto di carteria, via Malatesta, sono tutte vie che l'associazione ha contribuito ad illuminare, perché ha i contatti con il fornitore, diciamo, nelle vie principali, quindi si ha opera anche perché anche loro abbiano accesso a un Natale più bello e più ricco. È un'associazione sicuramente anomala, tra virgolette, ma nel senso buono, perché
c'è sempre un po' questa contrapposizione tra commercianti e residenti, invece nella nostra associazione convivono pacificamente, cerchiamo di trovare delle soluzioni comuni, degli eventi e cerchiamo anche di risolvere quelli che sono i problemi, che sono un po' i problemi della, anche un po' della sicurezza, che sono poi comuni a, a entrambi. Certo. E questo è sicuramente il nostro fiore all'occhiello. E non è poco, ovviamente. Senti, fra l'altro... presidente appunto di questa associazione e con la voglia sempre di novità, e una di queste è proprio questo Black Friday. Come è nata l'idea? Ma, l'idea è nata un po' come tutte le belle idee, in maniera anche un po' casuale così, parlando all'interno del consiglio direttivo, di cui fa parte anche Alessio, ci è venuta proprio questa idea di fare sistema, diciamo. L'idea non l'abbiamo inventata noi, è un'idea, come diceva Alessio, che è già presente da decine di anni, è arrivata in Europa e poi in Italia negli ultimi 4-5 anni. Però il fatto di organizzarci, quindi dal basso, nel senso di coinvolgere tutti i negozi, tutti del centro storico, e creare un evento comune, questo è stato un pochino il filo conduttore e l'idea un po' innovativa, solo per dare più visibilità a un evento che merita secondo noi in questa giornata. Ricordiamo, quindi, come ho detto all'inizio, è venerdì 25, ci sono appunto 4 ore, perché inizia alle 16, dico bene ragazzi, esatto, fino alle 20, quindi cioè dalle 15:59 niente, esatto, tutto rimane uguale, i prezzi sono gli stessi, allo scattare delle 16 sconti fantastici. Francesca, adesso arriviamo alla parte che secondo me piace molto alle donne, ovviamente la parte maschile è molto gradita alle donne, però adesso da un punto di vista però anche del luccichio che tu porti, perché appunto da sempre una storia legata ai gioielli, la tua, io ho un po' indagato su di te. E tu hai detto appunto in un'intervista, raccontavi che fin da bambina ti piaceva andare nel laboratorio del tuo papà a vederlo appunto mentre lavorava, mentre creava appunto gioielli. Sì, io ho vissuto la mia infanzia praticamente in mezzo ai gioielli, ho seguito mio padre nella sua attività e poi ho deciso di raggiungerlo e ovviamente ho modificato, ho apportato qualche cambiamento proprio perché anche il mercato lo richiede, e oltre ai gioielli abbiamo anche i bijou che appunto arricchiscono i look di ogni donna, così proprio come l'abbigliamento. Certo, insomma, danno sicuramente qualcosa in più e mi sento di dire probabilmente a volte sono anche più alla portata, insomma, sì, di tutte tutti, le tasche, insomma. Certo. Ecco. Senti, secondo me se lo stanno chiedendo le signore e le ragazze a casa, quindi sconti anche tu da gioielli, ovviamente. Sì, sì, abbiamo Puoi deciso... dare qualche piccola anticipazione? Sì, certo, abbiamo deciso di aderire anche noi con... una linea di bijou, di collane in particolare, di rosso prezioso, oggi ne sto indossando alcune, sono collane colorate, sono made in Italy, fatte con pietre e legni smaltati, e appunto la caratteristica principale è il colore, e io cerco di sottolineare anche il discorso che sono tutti i bijou made in Italy, proprio perché cerchiamo di mantenere la nostra tradizione creativa che parte dalla tradizione orafa italiana e che si è estesa anche appunto al gioiello alternativo. E ovviamente saranno scontati questo saranno famoso scontati, venerdì che sì, sta arrivando su Magari Porte. Sì. Senti Alessio, ok, quando si parla con te ci si collega subito alla buona tavola, all'ambrusco, alle tigelle, insomma. Esatto. Ovviamente anche tu proporrai sconti, no? Ovviamente, e visto che noi siamo la patria dell'ambrusco, io proporrò l'ambrusco scontato dell'80% a calice addirittura, per 4 ore solo, quindi non venire prima delle 16. No, assolutamente, 16, dalle 16 in avanti, dopo fino alle 20:01, e faremo i calici a 1 euro, ma anche i vini della famiglia Giacobazzi, che ci darà per un prezzo scontatissimo a metà prezzo, e i vini della cantina Fangareggi di Correggio, tutti al 50% di sconto. In più le ceste natalizie, metti caso che vuoi già fare un regalo, col 40% di sconto. Solo per 4 ore. Anche la cesta natalizia. Cioè, ovviamente con dentro l'ambrusco, tigelle e prodotti buoni delle nostre terre. Cioè, ragazzi, io prevedo un centro storico venerdì pomeriggio pieno, pieno. Quindi iniziamo a organizzarci per tempo sui vari parcheggi dove organizzarsi, esatto, perché insomma veramente sarà bellissimo. Un evento che porta già il sorriso, insomma, questo lo si capisce. Tra l'altro mi dicevi prima tu, Alessio, che anche i bar, quindi sì, il caffè,
questa sarà la novità vera, noi modenesi, che siamo molto più avanti dei newyorkesi, come tu ben sai, abbiamo scelto di fare una cosa molto più avanti, molto più bella, cioè oltre ai negozi di elettrodomestici, di shopping tradizionale, ci saranno anche i locali, i bar, i ristoranti e anche i teatri. Pensa, tutti i teatri, i tre teatri, il Teatro Storico, il Teatro Comunale, il Teatro Nero, parteciperanno con delle scontistiche incredibili. Quindi chi vorrà durante lo shopping potrà assaggiare un caffè a metà prezzo, al 50 centesimi, quando mai capita. Potrà assaggiare, potrà farsi fare un massaggio, potrà andare a comprare un biglietto a teatro col 50% di sconto allo Storchi e al Comunale. In più, alle 20.01, quando la città chiuderà gli sconti, inizierà lo spettacolo al Teatro Nero dell'organizzazione di Benini, Menage del Teatro in Controluce. Con 12 euro non solo si assisterà al teatro, ma si cena anche. C'è la pericena, il teatro, a 12 euro, solo per i Black Friday, solo per un giorno. Cioè, insomma, un venerdì veramente da vivere. Quindi ecco l'eccezione proprio dato al Teatro Nero, che quando sono finiti gli sconti dalle 20.01 invece c'è la possibilità di avere lo sconto appunto a teatro, a Teatro Punto Nero. Quindi hanno diritto davvero anche questi teatri, appunto dicevi molto bene, i locali, appunto, locali, qui, tutto, ma appunto i bar, perché non è una cosa così scontata. Tu mi spiegavi appunto che normalmente anche in altri paesi avviene, soprattutto nei negozi elettrodomestici, shopping. Noi bolognesi, visto che siamo la patria del buon cibo e del mangiare bene e del bere bene, visto che vendo Lambrusco, abbiamo scelto noi come associazioni Sanfra e Moda in Amore Mio di chiedere ai bar e ai ristoranti di aderire. Hanno aderito con entusiasmo, quindi i cittadini modenesi, ma anche bolognesi e reggiani, vedrai che arriveranno da tante altre città, potranno assaggiare le cose buone con dei prezzi che non capiteranno mai più, uno spritz a 2 euro bellissimo. E tante altre cose. Giovanni, a questo punto a me sorge la classica domanda: e tu quali tipi di sconti proporrai e su cosa? Eh beh, noi essendo cioccolateria, essendo nel periodo autunnale, quindi arrivando i primi freddi, ci concentriamo sul cioccolato e offriamo una scontistica del 50% sui vassoi di pralineria, quindi anche qui dalle ore 16 alle ore 20, perché gli sconti, ci teniamo a dirlo io, Alessio, ma anche Francesca, sono reali. Quindi per queste 4 ore, soltanto per queste 4 ore, ci sarà la possibilità di degustare la pralineria artigianale, un vassoio di pralineria artigianale, abbiamo 3 misure in negozio e su tutte e 3 le misure lo sconto sarà del 50%. E quindi golosi, fatevi avanti. È stato molto interessante questo. Tu hai detto una cosa molto giusta: siccome sono sconti veri, è chiaro che devono essere ovviamente limitati nelle 4 ore, che se vogliamo non sono poche, però insomma è chiaro, non è l'intera giornata o settimane, perché ovviamente sono sconti importanti. Insomma, Francesco, una bella iniziativa, direi. Cosa ne pensi? Come prevedi questo venerdì? Sì, io sono molto contenta che ancora una volta siamo riusciti a unire le forze, a comunicare tra di noi, perché fare rete tra i commercianti è molto importante. E quindi mi aspetto e spero anche che il pubblico modenese accetti e decida di partecipare a questo evento, proprio perché è bello vedere la nostra città viva come in questi ultimi anni. Certo, ovviamente ricordiamo, l'abbiamo detto ma lo voglio ricordare, che appunto nasce grazie alla tua associazione, appunto Giovanni, però insomma con un supporto molto importante, sì, di Modena Amore Mio. Sì, supporto fondamentale, direi, perché l'idea è nata in Sanfra, noi l'avremmo comunque fatta, però ovviamente il respiro sarebbe stato un po' più corto, cioè legato alle nostre vie, a Canalchiaro, Piazza San Francesco, Cale di Lucca, quelle vie laterali che ti dicevo prima. Grazie a Modena Amore Mio il respiro è diventato molto più ampio, è stato come un grande megafono per noi, che ci ha consentito di raggiungere veramente tutto il centro storico con i mezzi di informazione. Siamo qui grazie anche a Modena Amore Mio, i giornali e anche tutta la parte sui social è quella che ha contribuito maggiormente, insieme alle altre ha consentito di creare un evento di questa portata. Quindi veramente un esempio di collaborazione molto proficuo. Ci attendiamo e speriamo che ce ne siano altre. Questo, ma anche in un'epoca dove, insomma, voglio dire, spopola, ed è anche giusto così, ed è anche molto comodo e interessante lo shopping online, invece questo è un modo proprio per portare la gente fuori casa, insomma, dico bene Alessio? Assolutamente, non solo le belle ragazze come Maria Cristina, ma tutte le ragazze di Modena infatti saranno spinte a uscire per toccare con mano i gioielli, le cose buone della città e visitare la città. Tra l'altro noi abbiamo tradotto dall'inglese al dialetto modenese, ma qui sarà più bravo con la traduzione Giovanni, le 3 categorie, perché ci sono 3 categorie che troverete sulle pagine del Black Friday, i 100 negozi aderenti, dobbiamo dirlo, altrimenti come fate a trovare gli sconti? È giusto, hai ragione, io ho tutto l'elenco qui, sai. Quell'elenco però dove si trova?
ecco, bravo. Sulla pagina del Black Friday Modena, scrivete Black Friday su Facebook Modena, Black Friday Modena, perché altrimenti non ci arrivate, e sotto c'è l'elenco completo dei 100 negozi aderenti, nelle tre categorie che sono shopping, food and drink e funny time, ma in dialetto modenese hanno altri nomi. Lo diciamo, lo dice Giovanni. Questo è bellissimo, questo vi garantisco non era in programma. Sì, sì. Allora, per quanto riguarda lo shopping, fare la spesa. La spesa. Agheda Fairbain anche, insomma, ci sono degli sconti. Per il food and drink, Baver e Manier. Ecco, Manier, esatto. E Baver, come vogliamo dire. E il funny time è il divertimento. Divertimento. Ok, è chiaro. Sì, cosa la faccio, insomma, di questo, di tutti i vari, così, insomma, termini americani, esatto, di questa America che in qualche modo in questo ultimo periodo, fra l'altro, sta facendo parlare molto, insomma. Esatto. E quindi, bello, mi piace anche questa versione, insomma, così, in modenese. Salsa Emiliano, fantastico. Adesso guarda, fantastico, io fra l'altro oggi te l'avevo detto dietro le quinte, avrei voluto farti io da valletta, perché sei un trascinatore di folle, proprio questo va detto, insomma, era giusto dirlo. Volevo dire appunto quello che tu hai accennato prima, molto chiaramente, io pensate, tutti questi fogli che ho in mano rappresentano tutti gli esercenti che hanno aderito, esatto. E non posso per motivi di tempo, ma giustamente lo andrete a vedere voi, digitando appunto Black Friday Modena, perché sono interessanti, perché ogni negozio inserisce ovviamente un certo tipo di sconto. Posso soltanto dirvi che 50%, leggo, non vi dico i nomi dei negozi perché voglio mandare pari tutti ovviamente, e abbiamo anche un 60% su accessori, molto interessante, un 50% fra l'altro negozio molto bello, insomma, lo possiamo dire, dai, comunque fra i tanti, sì, molto belli, Alberti e Bulgarelli, certo, insomma, certo. Un altro 40% bandieri tessuti, ovviamente io non li voglio, e Barbara Ferrari 40% per esempio sulle sneakers, quindi insomma pensate, è veramente l'opportunità interessante. Poi ovviamente Bassi Gioielli, che insomma già mi ispira solo per il nome, 40% su collane rosso prezioso, dico bene, ecco, quindi sì. Ovviamente per motivi di tempo non li ho potuti elencare tutti, ma sono tantissimi, che anche a nome nostro ringraziamo per quello che stanno facendo, ovviamente, per aver aderito. Li trovate ovviamente per averli tutti chiari, insomma, quindi è chiaro che venerdì, insomma, un pomeriggio, una serata che insomma sarà piena di emozioni, molto molto bella. Beh, che emozione c'è a proposito, Giovanni, nell'aver messo in piedi questo? Per chi non è abituato come me a farlo è una bella emozione. E diciamo, qui vorrei anche ringraziare il consiglio direttivo di Sanfra, Modena Amore Mio, le ragazze che sono all'interno di Modena Amore Mio che ci hanno dato una mano straordinaria, Alessio in primis, che comunque fa anche da collante tra le due associazioni. Poi tecnologico è lui, perché noi due minuti fa, cioè prima ancora di iniziare la notizia della puntata, era già online, penso che fosse arrivato anche in America. A Donald. Sì, dicevo, l'emozione è tanta, anche perché si capisce proprio, giusto, anche solamente dalla gestione dei social di Facebook, quante persone avvicinano, si visualizzano la pagina, fanno domande in tempo reale, quindi la risposta, e poi chiedono informazioni aggiuntive. Mi ha fatto piacere anche che siano arrivate nella giornata di ieri delle richieste anche dai centri commerciali. Noi siamo ovviamente, non siamo in competizione con i centri commerciali, noi siamo un centro commerciale naturale, certo. E quindi facciamo, diciamo, due strade appaiate però distinte. Mi ha fatto piacere che quando comunque l'idea è bella sono loro che vengono in qualche modo a proporsi, a chiederci di poter partecipare ai nostri eventi. Dai, a me non era ancora accaduto ed è una grossa soddisfazione, segno che abbiamo colpito. Lo immagino, perché insomma il nostro centro storico è importante, il cuore di ogni città, e quindi insomma è bene davvero che ci siano questi momenti, questi eventi per riunire ancora più persone. Insomma, Modena Amore Mio lo fa, lo sappiamo, e appunto la tua associazione insomma ha dato proprio il là a questo momento. Io mi sono davvero incuriosita, pioggia, neve, sole, non mi interessa cosa ci sarà venerdì pomeriggio, ragazzi, ma io sarò in centro col mio bambino. Ci saranno anche negozi appunto anche adatti per bambini? Assolutamente sì, sì. Perfetto, perché ovviamente da mamma, sai, mi sono già un pochino così incuriosita. Fra l'altro leggevo appunto che la tradizione vuole appunto che in America normalmente siano addirittura, ma non solo in America, anche qui da noi, fuori dalla sera prima, in attesa di questi negozi che aprono. Ovviamente l'orario perfetto delle 16 fa sì che nessuno debba per forza pernottare fuori in centro in attesa dell'apertura, giusto? Sì. Quindi anche un orario insomma comodo, interessante. 4 ore, quindi shopping sfrenato, la locandina l'avete vista, ma soprattutto tutte le informazioni si possono tranquillamente prendere su Facebook e quant'altro, perché basta digitare Black Friday Modena che si apre davvero un mondo, quindi ragazzi, che dire, in bocca al lupo per quello che fate, continuate a regalarci questi momenti. Grazie. Ci vediamo allora venerdì in centro. Vi aspettiamo. Molto.